Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la digitalizzazione. Sono Giancarla Porro, referente Indicom per i processi di dematerializzazione. Mi occupo degli aspetti normativi, fiscali e civilistici che ruotano intorno al mondo della dematerializzazione e della conservazione. Oggi parleremo di tre aspetti importanti nella vita di un documento: produzione, archiviazione e conservazione finale. Su quest'ultimo punto, a breve pubblicheremo sul nostro sito il calendario di alcuni webinar di approfondimento che spero vi potranno interessare. Un documento nasce fino a qualche anno fa, non c'era scelta, il documento era analogico, quindi prodotto su carta. Ma anche prodotto su carta dovevamo stabilire quali erano le caratteristiche salienti e importanti che davano valore a questo documento. Un documento può essere redatto su carta, può dover pretendere una sottoscrizione autografa, quindi una firma in originale, oppure potrebbe essere una comunicazione aziendale per la quale è sufficiente la stampa della firma, quello che ogni tanto si fa. Facciamo la nostra firma, la scansioniamo e poi la applichiamo su un documento Word, lo trasformiamo in PDF, lo stampiamo e lo inviamo. A seconda del valore di questo documento cartaceo, possiamo o dobbiamo attuare determinati accorgimenti utili alla sua produzione. Quindi, quello che noi facevamo per la carta resta comunque importante anche adesso che si parla di documenti informatici, perché anche il documento informatico, per mantenere o per produrre valore, a seconda di quello che è lo scopo finale, deve necessariamente rispettare determinati requisiti. La fase di produzione è importante, non è assolutamente da sottovalutare e neanche da dare come scontata. Perché questo documento poi possa esercitare la sua funzione e quindi possa essere utile a quella che è lo scopo aziendale, la vita aziendale, deve essere correttamente archiviato. Che cosa significa archiviato? Significa che questo documento deve essere rintracciabile e quindi dobbiamo associare a questo documento delle chiavi di ricerca, degli indici che siano il più possibile condivisi, in modo che una persona diversa da quella che ha prodotto il documento o effettuato la prima archiviazione sia anch'essa in grado poi di rintracciarlo all'interno di un archivio. Quindi, importante la fase di produzione, capire quale debba essere la natura del documento, importante la fase di archiviazione. Archiviazione che molto spesso viene confusa con la conservazione. In realtà stiamo parlando di due fasi diverse che hanno obiettivi diversi. L'archiviazione assegna gli indici al documento e ci consente di ritrovarlo. La conservazione invece è quella fase, quella situazione che fa sì che quel documento correttamente prodotto e correttamente indicizzato possa essere conservato nel tempo mantenendo inalterate le sue caratteristiche e il suo contenuto. Quindi è quella fase che garantisce che il valore che noi abbiamo assegnato a quel documento non si perda negli anni, che il documento non subisca modifiche, che non si deteriori, che sia cartaceo o elettronico, poco importa, perché questa cosa può succedere, che non si perda. Nella fase di conservazione deve assicurare che quel documento non perda valore nel tempo. Da qui, per la conservazione digitale, si è stabilito di congelare il documento all'interno di un pacchetto di archiviazione con la firma del responsabile della conservazione e la posizione di una marca temporale che certifica il momento preciso in cui quel documento viene congelato all'interno di un sistema. Quindi abbiamo brevemente visto tre fasi della vita del documento che hanno un'importanza fondamentale, che molto spesso vengono sottovalutate. Se la fase di produzione e di archiviazione vengono svolte
correttamente, eseguite correttamente, allora la fase di conservazione potrà preservare il valore che quel documento ha. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento ai prossimi video e vi ricordo che a breve pubblicheremo sul nostro sito il calendario di alcuni webinar di approfondimento sul tema della conservazione digitale a norma. Grazie.